Salve ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi, come potete vedere dalla lavagnetta che ho deciso di mettere in fondo, ci troviamo in una nuova reaction. Prima di iniziare però devo salutare alcune persone. Lo faccio subito altrimenti mi dimentico, come sempre. Le prime due persone che voglio salutare sono Brever King e Magician Magic. Ciao a entrambi. Ho deciso di salutarli perché in video precedenti avevo fatto due errori, cioè avevo sbagliato a mettere delle lettere nella lavagnetta, loro se lo sono accorti e io come ricompensa ho deciso di salutarli in questo video. Invece la terza persona che voglio salutare è Giuseppe. Perché voglio salutarlo? Perché Giuseppe ha creato una nuova intro per il mio canale. Stiamo parlando di intro? Esatto. In questo video andremo a vedere una reaction alle mie intro, all'intro che ho creato in questi 4 anni su YouTube. E andremo a vedere anche l'intro che ha creato Giuseppe per il mio canale, che ho deciso di mostrarla per ringraziarlo per averla creata, e andremo a vedere anche la nuova intro del canale, quella che diventerà ufficiale a partire dal prossimo video. Buona visione! Come sempre, prendete le vostre cuffie e cominciamo con la reaction. Prima voglio dirvi una cosa. Se osservate in questa reaction non mi vedrete più all'interno di un rettangolo, ma all'interno di un cerchio. Infatti il rettangolo non mi piaceva e quindi ho deciso di inserire il cerchio. Buona visione. La prima intro che voglio farvi vedere è la prima intro che avevo creato per il mio canale. Questa era la primissima intro in cui abbiamo ancora il nome vecchio che utilizzavo, Merly Legend 1000, e l'avevo creata con un programma che mi permetteva di creare queste intro animate. Il nome del programma in questo momento non lo ricordo. Iniziava con la D, ve lo lascio qui in sovraimpressione se lo dovessi ritrovare, e permetteva di creare tantissimi intro divertenti, e 4 anni fa era un programma che veniva utilizzato da tantissime persone diverse, e quindi avevo deciso di crearlo anch'io. Ora vediamo la seconda intro. Vi dico già come avevo creato la seconda intro. Anche la seconda intro l'avevo creata sempre utilizzando questo programma che ho utilizzato per la prima, e l'avevo creata in un modo leggermente diverso. Infatti nella prima avete visto il nome completo, Merly Legend 1000. Già a partire dalla seconda avevo deciso di accorciare il nome inserendo solamente Merlin. Osservate. Questa era la seconda intro e mi ero molto divertito a crearla, soprattutto nel trovare la canzone da utilizzare come sottofondo. Ora andremo a vedere la terza intro. Per la terza intro mi ero impegnato tantissimo e mi ero ispirato ad uno dei miei telefilm preferiti, Shadowhunters, non so se lo conoscete. In Shadowhunters, l'intro iniziale mi aveva colpito molto e quindi avevo deciso di ricopiarla, rifarlo un po' nel mio stile, e il risultato è stata questa intro. Ora voi vedete la terza intro con una canzone che io ho inserito in un secondo momento. Infatti la canzone originale di quest'intro era proprio la canzone di Shadowhunters, che però poi ho dovuto togliere a causa di copyright. Ma andiamola a vedere. Capolavoro questa. Avete visto ragazzi? Cioè, avevo creato una cosa molto molto bella. Invece ora andremo a vedere la quarta intro. Per la quarta intro avevo creato una cosa molto breve. Infatti avevo ripreso la scritta Francesco Magician and Illusionist della terza intro e l'ho inserita nella quarta, aggiungendo la mia voce e togliendo tutta la parte iniziale in cui mi facevo vedere io, perché volevo creare un intro molto più breve. Andiamola a vedere. Francesco Magician and Illusionist. Eccolo ragazzi, come avete potuto vedere era un intro molto breve. Ora andremo a vedere la quinta intro, giusto? Siamo arrivati alla quinta? 1, 2, 3, 4, sì, la quinta, che è l'intro che conoscete, infatti quella che utilizzo da più di un anno. E anche per creare questa avevo impiegato molto tempo, perché ho impiegato tanto tempo a trovare un green screen di carte che cadono. Anche se la conoscete, andiamola a vedere insieme. Thank you.
Eccola ragazzi, questa era l'intro che conoscete. Ora invece andiamo a vedere la prossima intro, che è quella che è stata creata da Giuseppe, in cui ha utilizzato la stessa canzone che avevo utilizzato nella mia, ha messo sempre il nome Francesco Magician and Illusionist e poi ha cambiato il font della scritta. Ma andiamola a vedere insieme, così potete capire anche voi. Eccola ragazzi, questa era la sua intro e lo ringrazio ancora una volta. Invece, ora, dopo tanto tempo, rullo di tamburi, applausi, finalmente andiamo a vedere la nuova intro, l'intro che diventerà ufficiale dal prossimo video, in cui ho realizzato una cosa che a me piace molto. Ora spero che piacerà anche a voi. Buona visione con la nuova intro. Benvenuti nel mio magico mondo. Eccola ragazzi, questa è la nuova intro. Per quest'intro ho deciso di creare qualcosa di breve, di sintetico, però che in qualche modo facesse capire che questo è un canale di magia. Quindi ho inserito un mazzo di carte, una carta bianca e poi i due oggetti che più rappresentano un mago, un cappello e una bacchetta. E come sfondo ho deciso di inserire uno sfondo fantasy. E poi ho inserito la mia voce, in cui dico benvenuti nel mio mondo magico. Anche oggi ragazzi siamo giunti alla conclusione di questo video. Come sempre, se il video vi è piaciuto, io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un like e di commentare qui sotto. Ditemi qual è il vostro parere. A voi piace quest'intro? Spero tanto di sì. Noi ci vediamo in un prossimo video e come sempre, buona magia!